Ok, abbiamo finalmente provato Nintendo Switch. In realtà la cosa che mi piace di più della console è sicuramente la possibilità di giocare con i Joy-Con separati. Non ho trovato assolutamente comodo l'alloggiamento all'interno dei Joy-Con Grip, ma io da grande fan del pad diviso a metà l'ho trovata veramente rinfrescante e un ritorno al passato assolutamente positivo con quello che abbiamo già provato con Nintendo Wii. E infatti con ARMS ho riscoperto un po' ciò che si provava quando si giocava a Wii Sport o al Punch-Out pubblicato sulla console di Nintendo del 2006. Mi sono piaciuti tantissimo i sensori di movimento e la qualità dei Joy-Con, che sono veramente leggeri e addirittura sono talmente leggeri da risultare quasi vuoti. Ci si dimentica di avere un controller e l'immersione risulta veramente migliore e assolutamente next gen. Allora, dopo questa prova abbastanza consistente attraverso tutti i giochi, dove abbiamo visto innovazione in contrasto con la tradizione, devo dire che effettivamente, al di là della bellezza dei Joy-Con, del Rumble HD, di tutte queste questa creatività che Nintendo torna a proporci dopo il Wii U un pochino a metà strada, mi ritrovo comunque appassionato molto alla resa dei grandi classici come Mario Kart 8 Deluxe, che è veramente incredibile, pulito, veloce, responsivo, una meraviglia. E Splatoon, che nonostante i limiti tecnici dovuti a risoluzione a 720, è comunque talmente colorato e divertente da proporsi, insieme al titolo citato in precedenza, come vero capolavoro per il gioco multiplayer. Fiere, tornei, LAN in casa, LAN wireless. Per me questo è veramente il punto in cui si deve concentrare Switch per riproporsi e diventare veramente insostituibile. Switch è una console molto carina, è incredibilmente piccola, i Joy-Con sono minuscoli anche nelle mie mani, che sono minuscole di loro, colorati sono bellissimi. Ho dei dubbi sulla comodità nell'usarli singolarmente staccati da schermo per giocare per esempio a Mario Kart in multiplayer, perché sono veramente veramente piccini, mentre invece mi ha fatto un'ottima impressione il Pad Pro, che è un acquisto obbligato per tutti quanti i giocatori di Mario Kart 8, perché è comodissimo, ricorda un po' il classic controller del Wii ed è da comprare. L'aspetto che più mi ha colpito del Nintendo Switch è che, malgrado nasce come console casalinga, in realtà è estremamente portatile, pesa davvero pochissimo, è molto molto piccola, può davvero essere messa nel taschino della giacca o cose del genere, solo il tablet, e i Joy-Con sono estremamente comodi quando sono agganciati al tablet, quindi secondo me ha un potenziale mobile molto superiore rispetto a quello che si poteva pensare guardandola dalla TV. Allora, la prova con mano di Nintendo Switch mi ha lasciato, devo dire, soddisfatto. La console restituisce un feeling positivo, è comoda, leggera, ergonomica, lo schermo molto, molto bello, i Joy-Con comodi. Mi ha stupito molto Rumble HD, non me l'aspettavo, è una soluzione che all'apparenza può sembrare marginale, però a livello di gameplay può aprire delle situazioni molto interessanti, se sfruttato a dovere ovviamente, perché poi dipende dall'implementazione. Qua siamo riusciti a provare un giochino dove bisognava indovinare quante biglie c'erano all'interno del Joy-Con facendolo oscillare. È molto interessante davvero, probabilmente sarà sfruttabile al massimo utilizzando i Joy-Con separati, non col Joy-Con grip, però mi è piaciuto molto.